E buonasera a tutti, benvenuti! Ciao Mary, buonasera! Buonasera Massimo Fiore, buonasera Anthony! Che bella cosa ragazzi, ci ritroviamo insieme dopo un po' di tempo. Chioforte Prima ritorna, questa prima puntata in questa settimana in edizione un po' speciale, perché in realtà, come dice la pubblicità, noi quando dobbiamo andare in diretta? Ogni lunedì. Esatto. Ogni lunedì. Ma visto che settimana questo lunedì avete lavorato, abbiamo rimandato a questa sera. Quindi solo per oggi, in via del tutto eccezionale, siamo di mercoledì. Sempre dalle 21 alle 22, quindi godetevi questa fantastica serata, perché per i prossimi 60 minuti staremo insieme. Anche perché noi non ci vediamo da tanto tempo. Sì. Quindi io qui ho bisogno di sapere quello che sta succedendo musicalmente parlando, perché ci sono tante novità. Oggi Anthony ci regalerà una cosa molto bella in anteprima, dopo ne parliamo. E Massimo Fiore, Carusi, sta nascendo un moscicanzuli. Senti, ma non mi stai sembrando quasi, nemmeno quasi tu. Preparazione, quasi stasera preparazione. Non mi stai sembrando nemmeno tu. Siamo quasi pronti. Che tieni? Che hai? Che tieni? Che sei troppo silenzioso? Ogni volta sei un vulcano in eruzione e questa sera sei messo qui, zitto zitto. Che è successo? Tutto normale. Tutto normale? No, sì, non è normale. È che no. Stasera sono un po'... Ma te faccio le cupiglia io, non te preoccupare. Innanzitutto, come ogni puntata che facciamo insieme, dobbiamo subito immediatamente ringraziare i nostri sponsor. E da oggi dobbiamo dare il benvenuto al nostro sponsor principale, la nuova gestione panificio gastronomia Gira Arrosto, medaglie d'oro. Sono loro il nostro nuovo sponsor, non solo panificio come ben potete vedere, ma da loro trovate anche gastronomia e girarrosto. Tra l'altro adesso arriva il Natale, nel periodo di Natale la cosa che vogliamo sempre cosa sono? Le scacciate ragazzi, e lì le potete ordinare, quindi basta telefonare al numero, le ordinate, e inoltre si effettua anche conto terzi. Tra l'altro la cosa figa è che c'è il girarrosto dove il pollo è grossissimo e spendi pochissimo. Dove lo trovate il panificio medaglie d'oro? Se io dico medaglie d'oro cosa vi viene in mente? Via medaglie d'oro ovviamente, al numero 8688 di Catania. Potete cercarli su Facebook, su Instagram, li trovate ovunque, potete contattarli su WhatsApp per prenotare tutto quello che volete. Il pane è buonissimo, croccante, morbido, friabile. Numeri 1, panificio, gastronomia, girarrosto, medaglie d'oro. Andate in via delle medaglie d'oro 86-88 a Catania e trovate questo fantastico panificio, gastronomia, girarrosto, dove voi andate, richiedete e loro vi danno tutto quello che volete. Numeri 1. Io voglio salutare la signora Antonella, certo, Martino e Giuliana. E parlando di loro, ovviamente andiamo sempre a ringraziare lo sponsor che non ci abbandona mai. Stiamo parlando di Natalie Market, in grosso dettaglio e-commerce, detersivi, personal care, casalinghi, tutto, e dico tutto, dove potete trovare ogni cosa che cercate. Tra l'altro loro fanno la consegna assolutamente gratuita a domicilio, sia a Catania che nei paesi etnei. Voi prendete il telefono, chiamate, ordinate e loro ve lo portano assolutamente gratuitamente. Tra l'altro c'è anche la nuova marca esclusiva all'interno di Natalie Market, e poi lì potete trovare appunto la nuova linea Wexor. Andate, profumate tutto, perché tutto è super profumato, e tra l'altro i prezzi sono davvero bassissimi. Un bacio a Natalie Market, sempre grazie anche a loro. Allora, detto questo ragazzi, che ci siamo persi un po' in chiacchiere, voglio salutare tutti coloro che ci stanno guardando su Facebook, perché ricordiamo che siamo anche in diretta Facebook, giusto? Sì, anch'io mi associo, vi voglio partecipi, voglio salutare tutti i ragazzi, tutte le persone che guardano Facebook, ci stanno seguendo. Certo, e sicuramente questa sera prenderemo anche qualche telefonatina. Sì, saluto Sebi Giuffrida, la moglie. Certo, mi associo. E sua figlia Ilari con un bacio.
E io vi dico che il numero telefonico per chiamare, quindi dopo andare in, non adesso, tra un pochino inizieremo a prendere le chiamate, è lo 095 87 39 658, insomma il numero telefonico che utilizziamo sempre, quindi preparatevi perché tra un pochetto chiacchieriamo anche insieme. Allora, apriamo la serata, che ci siamo persi troppo in chiacchiere, che ne dite? Sì. Sì, sì. Sì. Oggi questi ragazzi li devo bastonare, manca poco e li bastonerò io, ci penso io. Allora facciamo aprire Anthony. Sì, sì, questa sera faccio aprire a lui. Però il nuovo brano, che tra l'altro questa sera ho detto Anthony farà un bel regalo, sì, perché ci farà ascoltare in anteprima il nuovo brano che ancora non è uscito, ma per adesso non diciamo niente. Ma ci sono tantissime novità, ci sarà un trietto insieme io, lui e Patrizio. Salutiamo anche Patrizio, un bacione a Patrizio grande grande. Ci sarà un duetto io e Patrizio che sta già per uscire. Aspetta. Quasi pronti. Senti, dopo me lo dici. Qua stai svelando troppe cose una dopo l'altra e non va bene. Con quale iniziamo, Anthony? Boom boom. Dai, la canzone di quest'estate! Mio figlioccio, vai! Tu, 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 si no vinci per su sai, mia la di, e pur me si già spi, già meno, ora è per l'eternità, con tu scudà, ti amo già. E poi ci sediamo nel frattempo, che sì, dici? Sì. Ci mettiamo comodi. Ma tu che stai a fa? Dico io. Che, ma è normale. Ma io quando sento questa canzone resto sempre sbalottito, perché mi piace. Io mando un saluto a Massimo Comis. Certo, perché sì, l'ha scritta Massimo. Ha fatto Massimo un capolavoro. Molto bella. E ti devo svelare una cosa. La prossima canzone me la scrive lui, perché mi sta curando. Voglio provare, no? Voglio provare con Massimo. Bella questa cosa. Un bacione grande a Massimo Comis, a tutta la famiglia Comis. Sì, e sì, devo dire che questa canzone non è per niente facile da cantare. Anthony invece la canta benissimo. Bam 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 b
tu l'unica per me, perché se la vinci per se io te re, io voglio a te, chi voglio a te, soltanto a te, con re. Bravo figlioccio, lui è mio figlioccio. Allora, Anthony, io la prima volta che l'ho sentito mi è subito piaciuto e sta crescendo molto bene. Poi guarda qua, tiene due occhi che sono due lampadine, è bellissimo. Salve, e sono dore, sicura che no, è bellissimo. Poi lui davanti le telecamere, davanti le telecamere è così tranquillino, però poi in realtà parla, è bello che parla, vero? Dobbiamo rompere un po' il ghiaccio. Allora, tornando a noi, Massimo, visto che mi hai detto qua abbiamo un trietto che verrà fuori Anthony, Massimo e Patrizio, sì. Ma questo succederà successivamente, scusatemi il gioco di parole. Poi c'è in preparazione un duetto con Patrizio che c'è quasi pronto, quindi questo sarà il prossimo brano che verrà fuori per quanto riguarda Massimo Fiore, sì. Giusto? Ci sarà questo, due uniti in storia, e quello di Massimo Gomis che sta il brano. Ok, quanto tempo dobbiamo aspettare per l'uscita? Poco. Quindi entro il 2022? Entro il 2022 ne faccio 4-5. Vabbè, con Massimo qua se ne sforna uno dopo l'altro. Non ci credo, non mi puoi andare a coprire un brano sull'altro. Ti ricordi tu che ho fatto Ti amo, ti amo e Che donna sei subito? Uno dopo l'altro, è uno vero. Però mo ti sei un poco... Mi sono fermato perché... Si lavora. Poi troppe cose subito fanno male. Bravo. Cosa cantiamo adesso? Io voglio dedicare questa canzone a... A chi la vuoi dedicare questa canzone? A Tania Rosa, okay. Da parte da Carmelo, suo marito. Perfetto. Quale canzone? Ti amo, ti amo. Andiamo. Bella, questa è molto richiesta su Bella. La dedichiamo a tutti gli innamorati, a tutti coloro che hanno voglia di dire un ti amo alla persona amata. Non è una bugia, giuro ti amo, tu sei la vita mia, e niente buona ci potesse fare la cassa. Io vi vedere, tu sei assiccato, fa morti in da sto cuore, te l'hai viato, senza far rumore, se non ci stesse, giuro vita mia, io ti vendavo la cassa. Ti amo, ti amo, bocca sta sto mondo che su pazzia si bello, si bello, nessuno sto mondo do passo come gli arana e vanno a morire tutte le urne una coppia perfetta si mette due botti in un'anima sola non ci poteva sta lontano tutte e tu quando ci appiccia che la gamba mi passa malattia. Quando già fisce che dammo proprio la maglia non me ne 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 la soppa grazie di che che che. Quando mi passo, mi ha fatto cucina qualche emozione, brighiva da papella mi pare ancora il primo giorno quando la faccio incontrare niente cagna s'amore e forte con mio mare è un romanzo che non tiene fine una cosa sola mi ha di parlare devi chiarire le gente ma ti amo, ti amo a bocca sta sto mondo che su pazzia si bello, si bello nessuno a sto mondo do passo come gli arana e vanno a morire tutte le urne coppia perfetta si mette due botti in un'anima sola non ci poteva stare lontano tutte e tu quando ci appiccia che la gamba mi passa malattia per le casse quando ci appiccia che la gamba proprio la mi viene a me caso pagazzi di quando già picciò che la gamba ma basta ma la tavola è cazzo
Quando ci appicciolammo dopo l'amo viene a me, 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 me. Grazie per grazie di me, fugge l'uovo se di me. Grazie, grazie. Ti amo il nostro Massimo Fiore. Dai, questa la dedichiamo un po' a tutti. Questa sera abbiamo aperto la puntata in maniera bella allegra con due brani, uno più movimentato dell'altro, e a noi ci piace. Facciamo compagnia a chi magari in questo momento è seduto davanti alla sua TV, facciamo compagnia a chi ci sta ascoltando in radio, perché ricordiamo che siamo anche in diretta radio salutiamo, sia FM che DAB, tutti i radioascoltatori anche. Certo, perché molte volte questa cosa la trascuriamo, invece no, in tantissimi ci ascoltano dalla radio, quindi salutiamo chi ci ascolta in radio sia FM che DAB. Sono io il primo quando sono in macchina, sempre su Bella Radio. Hai visto? Anche il papà di Anthony alza la mano, anch'io. Diciamo che la radio è qualcosa di molto, molto ascoltato, direi tantissimo. Tu quando sei in macchina che radio ascolti? Bella Radio. È ovvio, scusa, che domande faccio? Allora, tra un pochino andremo a fare anche i salutini su Facebook, quindi voi continuate a scrivere i vostri salutini che noi tra un pochino vi salutiamo e tra un po' prenderemo anche le telefonate. Hai qualche saluto da fare? Che ti vedevo intrapreso? No, questa sera voglio salutare solo la mia famiglia. Bellissimo. Mia mamma, mio papà, saluto tutti i miei fratelli, mia sorella, mio fratello Gianluca, mia moglie, i miei figli. Bravo. Che poi oggi la piccolina sta camminando, io l'ho lasciata che non camminava, è un terremoto, cioè no, un terremoto, è bella lì che girovaga radio tranquilla, è bellissima, è cresciuta tantissimo. È cresciuta, è anche lei. È tosta. E vabbè, mia. È femmina, scusami, che cosa la vuoi? Buona sitta. Voglio sitta. Salutare anche il nostro sinsale, okay. Santo Moretti. Ok, lo salutiamo. Lui lo chiamate così? Perché? Anthony! Perché lo chiamate così? Spiegatemi questa cosa. Si riferiscono al papà di Anthony. Poi. Fuori onda? Poi ne parliamo. Va bene. Allora, Anthony, ritorno da te con questa faccetta birichina. Ancora il brano nuovo? No, tra un po'. No. Tra un po'. Lo farà all'ultimo. Lo facciamo chiudere. Se tu sai, non so se segui, se ci segui. Sì. Io oggi sto curando l'immagine di Patrizio. Sì. E di Anthony. Perfetto. Quindi, cioè, diciamo, a parte che io faccio il cantante, il piccolo cantante, quello che so fare, no? Ma diciamo cantante. Che comunque non mi reputo anche un cantante, un ragazzo che mi piace cantare e vado avanti da 28 anni che mi piace questa cosa. Ecco, e diciamo anche che comunque ultimamente, fortunatamente, nonostante tutto il periodo abbastanza complicato che abbiamo vissuto, stai lavorando tantissimo, diciamo che le serate sì. sono Stiamo tante. Stiamo lavorando molto, io ringrazio Patrizio per questa cosa perché lavoriamo troppo anche grazie a lui, perché è molto richiesto. Sì. Siccome non era curato, diciamo al 100%, non aveva la persona giusta. Abbiamo deciso di fare questa cosa, tipo, tra virgolette, fagli il manager. Ok, quindi diciamo che sei adesso diventato il manager di Patrizio, Massimo Fiore, ok, pensi a te, e anche del piccolo Anthony. E di giusto? Massimo Fiore, sono un manager detto, di tre cantanti. Quindi, ragazzi, se volete Massimo Fiore, Patrizio o Anthony, parlate con Massimo Fiore, che poi se richiedete ci sono uno numeri, ci sono tutti e tre. Già al 347-3360-200. Dopo diamo comunque anche il numero diamo anche i contatti Facebook, così comunque lì appare il numero. Abbiamo da creato contattare. Anche una pagina nuova, i patriziani, perfetto. Potete mandare anche la richiesta, che accettiamo tutto, oppure per qualsiasi informazione mi contattate là. Ok, tra un pochino inseriremo anche il numero telefonico per avervi nelle serate, così appena Sony ci dà il via lo dirai lentamente, così lo inseriamo anche in sovraimpressione, in modo che chiunque sta guardando la TV lo può prendere, ma lo dobbiamo ripetere anche perché ci ascolti. E voglio ringraziare tutte le persone che già hanno confermato tantissime date. Abbiamo molto lavoro, io ringrazio tutti. Fuori campo. Chi mi conosce lo sa, vede. Infatti si vedono. Faccio un fuoricampo? Posso farlo? Fuoricampo.
lui ha detto, le serate sono tante, per trovare una serata libera dove potevamo fare i programmi serali siamo stati 3 giorni al telefono per cercare, no questo giorno ce l'abbiamo le serate, no questo giorno abbiamo le serate, abbiamo deciso il lunedì che dovrebbe essere il giorno con meno serate. E mi chiamano lunedì. E l'hanno chiamato il lunedì e abbiamo dovuto rimandare al mercoledì. Va cioè bene. Lunedì quando io dovevo venire in puntata alle 6:30 mi arriva una telefonata che io ringrazio la famiglia Battiato perché ci ha chiamato subito già e... Ce le vedo. Sei libero stasera? Mi serve Patrizio, Anthony e tu. Sì, sì. A livello io ho detto subito, sì, sono libero. Certo. Però poi ho pensato, mo con Radio Bella cosa faccio? Abbiamo rimandato. Fortunatamente oggi siamo riusciti ad essere liberi. Oggi è l'unico giorno della settimana che siamo liberi, perché domani, venerdì e sabato siamo impegnati. Ed è meglio così. Speriamo che sia sempre così, Massi, sempre. Di più lavoriamo fuori. Brindisi, Taranto, lavoriamo là, Lecce. Però stiamo lavorando anche a Agrigento, a Catania, stiamo facendo un po' di serate. Speriamo che comunque anche a Catania le serate aumentano sempre di più. Allora, Anthony, allora, il tuo manager ha deciso che il nuovo brano che presentiamo in anteprima lo faremo in chiusura. Quindi adesso sì, cosa andiamo a cantare? Tu sei perfetta. E come sempre a chi la dedichiamo? A tutte le donne. Bravissimo, hai imparato, sta crescendo bene. Soprattutto gliela dedichi anche al Mary Milano. Stai sera. Grazie. Sì. Passare, batte forte il mio cuore, tutto parla di te, di te. Come faccio il mio pensiero, dopo adesso spiegatelo così per me, per me.
sei perfetta! Bravo Anthony! Grazie. Allora, questo brano è uno di quei brani che rimarrà sempre bellissimo. Sì, è sì. Bello e rimarrà sempre bello. Senti, oh, lo leviamo sto giro? Io, devo dire la verità, ecco. Sto soffrendo. Perché fuori c'è freddo, ma che io stia qua. Ma scusami, ma tu che mi vieni con la giacchetta? Ma secondo te, dai, fai uno spogliarello. Vabbè, ma questa giacchetta na, levala, levala. Questa giacchetta è importante, me l'hanno regalata e ci tengo molto. Ho capito, ma mo la levi, perché altrimenti quando esci ti prendi un accidente. Aspetta un attimo, posso? Sì, cantagli, leviti la camisella, no 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 no. E leviti la giacchetta, giacchetta, sì 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 sì, si è levato la giacchetta questa sera. Oh, bravo Massimo, cioè la prossima volta perché non vieni col passamontagna, visto che ci sei. Vai dietro di là e te lo levi, vai. No, no, vai, vabbè, vai. Per adesso lascialo, dai, facciamo uno strato dopo l'altro. Durante fuori, e fuori c'è troppo freddo fuori, qui dentro si sta occupando. Ma l'aria condizionata, dai. No, allora in realtà sono io che la metto a 23, adesso te la metto a 18, dai. No, prima che ghiacciamo. No, ora te la abbasso, tranquillo. Però tu che sei arrivato, tipo che stai salendo in montagna, non no, ti seccare. Cioè, io abito a Belpasso. E lì c'è perciò freddo. Lì c'è troppo, sono no, vicino alla montagna, perciò sono uscito, ero uscito con la magliettina tutto convinto. Aspetta che torna a casa, mi sono rivestito. Maglione, giacca, adesso la giacca è andata, dopo andrà via anche il maglione. Senti, tornando a noi, dopo facciamo una cosa, siccome abbiamo perso tanto tempo in chiacchiere, quindi adesso facciamo un altro brano e poi dopo ci soffermiamo, prendiamo qualche telefonatina. Quindi preparatevi perché dopo canta Massimo... Faccio una cosa, ok, c'ho caldo. Vai, vai. Stavo dicendo, dopo che canta Massimo andremo a prendere le vostre telefonate, ok? Quindi... Sì. Appena canta inizieremo con lo 095 87 39 658 e per chi non riesce a prendere la linea può scrivere direttamente su Facebook perché faremo i salutini anche da lì, quindi non vi preoccupate. Finalmente. Oh, ora sì che abbiamo Massimo Fiore, ora sì che sei era diventato per questo tu. Che mi eri troppo serioso e non era mi piaceva. Tra poco che vedevamo le goccioline che scendevano dalla faccia. No, lo sai, la cosa anche quando gioco a pallone non sudo. Ah no? Mai. Nemmeno io, sai che non sudo, non mi scendono mai le goccioline. Mai. Però il caldo si sente. Adesso sì, qui, ti si sente. Quasi. Ora appena esce me a commediare. Certo. Allora, quale brano facciamo a questo punto? Io sono indeciso. Quale? E tanto abbiamo tempo, le possiamo fare tutte e due. Allora, io faccio questa canzone, la dedico a Seppi Giuffrida, alla moglie e alla figlia Ilari. Ok. Canzone scritta apposta per la bambina. Sì. E questa sera la voglio dedicare a loro, alla sua famiglia, alla mamma di Girasole, alla di suocera Seppi. Di Girasole. Di Seppi. Scusami, che ormai sono rimasto con quella cosa, okay. Scusatemi. Tranquillo. E Seppi Giuffrida, alla mamma, alla suocera e soprattutto a sua moglie e alla piccola Ilari. E noi adesso sì, sì, la andremo a dedicare, la dedichiamo comunque a tutte le persone alla quale piace questo brano perché comunque piace tanto, perché abbiamo avuto tanti messaggini di apprezzamento, quindi insomma la andiamo a dedicare un po' a tutti. Pronto? La dedico anche agli amici di Seppi Giuffrida. Andiamo, figlia mia. Allora faccio seduta. Falla come ti piace. Sono stato male.
Hai voluto di finire. L'ho potuto aiutare perché mi emoziono con questa canzone. Ti ho visto, il tuo viso è diventato, non si vedeva perché non c'è la luce, ma chi ti conosce lo sa, hai preso un'espressione particolare. Mi voglio scusare con Sebi per non averla cantata tutta. Ma però credo, questa sera ho trovato un'emozione forte e mi sono bloccato. Niente, non ti preoccupare, si è vista, è una cosa bellissima, voglio un applauso forte perché quando c'è l'emozione significa che una canzone è arrivata. Allora, vatti a bere un po' di acqua, vai, esce e vatti a bere, vai a berti un po' di acqua, Massi, vai. Noi siamo qui con Anthony, mi metto vicino a te, Anthony. Ok. Posso mettermi vicino a te? Sì. Grazie. Allora, che ne pensi se andiamo su Facebook e facciamo qualche salutino, sì, sì. Dai, andiamo un po' nella nostra pagina Facebook, basta che entrate su Bella Radio, cliccate il segui, ovviamente se ancora non l'avete fatto, lì c'è la diretta, commentate e noi vi faremo i salutini. Quindi, ci giriamo di là? Sì. Scusate le spalle, ma per leggere dobbiamo andare di qua. Allora, abbiamo Emanuele Mitraglia che ci saluta e ci dà la buona serata. Maria Luisa, Sabrina Rapisarda, Lori e Luca che fanno tantissimi complimenti. Lori e Luca che dice grande Anthony. Grazie. Poi anche Maria Luisa che dice vai con la musica, vai Anthony. Grazie. Cristina Veglia o Vaglia, non lo capisco. Buonasera. Buonasera a tutti i presenti. Poi c'è Marta, bravissimo e bellissimo. Graziella che ci dà la buona serata a tutti. Che bella sensazione sentire la voce di questo ragazzo, bravissimo, complimenti. Grazie. Poi c'è Graziella che scrive vivo in Germania, quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono dalla Germania, un bacione. Scaricate l'applicazione nel vostro televisore, mi raccomando, che così ci avete sempre con voi, oltre che averla ovviamente nel cellulare. Poi abbiamo Valentina che ci dà anche lei la buona serata, Lori che dice numero uno, Maria Luisa che dice bravo Massimo, penso che si riferiva alla canzone che aveva scritto per te, per Massimo, scusatemi. Giusy Boncaldo che la salutiamo, Anna Gioia che ci dà la buona serata a tutti quanti e la salutiamo anche a lei. Vai Sonny, scendi. Carla che ci dà la buona serata, l'abbiamo già salutata, vai Sonny, scendi un altro po', Sonnino scendi un altro poco, grazie, Silvia Scheld che ce lo dice in inglese, hello, Antonio Spagnolo, insomma sono davvero tantissimi, Maria Cavallaro salutiamo anche lei, Maria Concetta di Giovanni che dice bellissima canzone, complimenti, quanto mi piace questa canzone, da quando l'ho sentita la prima volta, bravissimo Massimo, penso che si riferisce a figlia mia, va bene, il resto dei messaggini lo leggiamo tra un pochino. Allora, tra un po' iniziamo anche a prendere le vostre telefonate. Sì, sì. Che ne dici? Quindi potete già tranquillamente chiamare allo 095 87 39 658 perché noi tra poco inizieremo a rispondere e così ci facciamo una bella chiacchierata insieme. Prima però Anthony, Francesco guarda che non si vede. Cosa cantiamo adesso? Quale la brano? La mia compagna di classe? Facciamo la mia compagna di classe? Sì. Proponiamo questo brano? Sì. Benissimo. Allora andiamo con la mia compagna di classe del nostro Anthony.
il nostro Anthony. La io stasera mi sto qua, dai, sto più comodo. Ti sei goduto lo spettacolo. Questa sera, siccome sto ascoltando Anthony, mi stai fando. Mi stai fando, perché io parlo così. L'avviso di io italiano non mi sa, mi sta facendo un mare. A catanese, no, vedi, mi fate parlare in italiano e mi fate sbagliare. Sta facendo richiara stasera. Capito? Ti vedi ragazzi. Ecco. Perciò io non voglio cantare, voglio sentire a te stasera. Tu canti dopo. Anzi, ora dopo mandiamo un brano tuo di un video molto bello. Va bene? Poi faccio decidere a voi. Però sono stasera qua, mi sto guardando la scena da qua. Scusate per tutti i ragazzi che non mi vedete là, però. Adesso non ti preoccupare, adesso ti mettiamo una telecamera addosso. Ah, ok. Capito? Questa sera mi piace questa poltrona. Avrai, quello è un divanetto. Scusate, steranno un numero, però questa sera è molto. Domani giocateli all'otto. Lo sapete come 21. Sono io. Ma Vincenzo è moglie e settare casa. Adesso abbiamo il nostro Massimo, adesso è tornato. Pronto? Allora, aspetta, perché Francesco sta giocando con il telefono. 095 87 39 658. Questo è il numero di per chiamare qua in radio. Ok, si vede. Allora, visto che adesso tra un pochino ci ascoltiamo io con lei di Massimo, la scelgo io la canzone. Oh, ti va bene io con lei? Certo. Questa mi piace. Mi sono confusa, volevo dire una cosa. Prima di andare con il brano di Massimo io con lei, voglio sapere una cosa. Prendiamo qualche telefonata. Ora la prendiamo. Abbiamo parlato di musica. Sì. Abbiamo parlato, ma a scuola come sta andando? Bene? Sì. Tutto. Adesso che classe fai? Seconda. Media. E quando si arriva alle scuole medie è tutto diverso, capito? I professori come sono, bravi? Un pochino. Sono severi. Erano severi. Senti, ma tu il sabato. No, però c'è una professoressa mia, però, che si guarda bella radio. Ah, e come si chiama? È la professoressa di matematica. Signora professoressa di matematica del nostro Angelo. Già la accendo con quale libro scienze, quale matematica? Esattamente quella. Il nostro Anthony è bravissimo. Sei bravo in matematica? Sì. Ecco, mi raccomando. Ti chiede mai di cantare? No, perché mi dice fai i compiti. I compiti, poi si canta, prima si fanno i compiti, che la matematica è importante. Te lo posso dare un consiglio? Vediamo che cosa si esce. Prendi una sede e gliela spacchi in testa. Non si dice, si come studia. Come facevo io quando ero bambino. Ecco, a scuola si studia, ragazzi. Mi raccomando, il sabato c'è la scuola? No, fino a venerdì. Ora spiegatemi questa cosa. Quando perché al nostro tempo c'era magari un sabato. Ma me lo spieghi? Io ora non c'è. Poi entravi alle 8:30 e uscivi alle 2. Ora perché e ce l'avevi dal lunedì al sabato. Ora non c'è più il sabato, esco la luna. Spiegatemi questa cosa come funziona. Ti alzavi presto e dovevi soffrire in classe. Avevi solo un quarto ora d'ora di ricreazione. No, eppure oggi entrano alle 8 e escono alle 2. Mia figlia sì. Così. Ok. Però noi avevamo anche il sabato. Ok, vabbè, Sonny è un caso. C'è il nostro Sonny che ha fatto 9 anni di superiore. Vabbè, ma lui è un caso diverso. Va bene, allora, senti, ce lo vediamo io con lei. Hai il diploma? 21 ne ha. Ah, 21. Ce la vediamo io con lei, che dici? Volevo prendere, che telefonata. Adesso la vuoi prendere? La prendiamo dopo. Vabbè, liberiamolo, dai, forza, dai, andiamo. Pronto? Oh, ciao Massimo Fiore. Pronto? Pronto? Sì, ciao Mary. Nuccio. Buonasera. Sono Nuccio. Ciao Nuccio. Ciao Nuccio. Voglio ascoltare una canzone sua dedicata a Michele e a Rossi. Perfetto. Di Siracusa. Perfetto. Va bene, va bene. Vuole una canzone da parte. Voglio ascoltare la canzone quella dei bambini anche. Di Anthony, va bene. Sì, e poi ci... Va bene Nuccio, basta ora Nuccio, ok? Vabbè, ciao. Allora, sono le 21:45. E adesso c'è una cosa, no, metti, siccome Patrizio questa sera non è venuto, mettici Chi ce ne importa. Ok? Andiamo con questo brano. Vabbè. Chi ce ne importa? Thank you.
aspettato che è stasera. Muovo ballassaggio ma muovo niente. Guarda quelle due amiche insieme, già con l'occhio ci stanno chiamando. Così non importa, non è reato, ti facemmo sto peccato. E poi che l'altra mai sapere che l'ho tradito. Non è una storia che è durata tanto tempo. Questa sera è fatta, i modi di fare mi fa girare la pelle senza la luna. Con il suo viso perfetto mi dice che sfalla la ronda per sì. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Siamo contenti anche perché noi non l'abbiamo detto, però Patrizio è riuscito ad arrivare in tempo. Siamo contenti. Tempo. Per questo non ho detto per questa sera Patrizio non c'è. Non certo, l'ho detto ma infatti non abbiamo detto nulla. Ha avuto un piccolo contrattempo. E va bene, quelli succedono. Come stai Patrizio? Bene, bene. Io voglio salutare tutti quanti voi di Bella Radio, facciamo un grande applauso. Grazie. A te grande Mary, a mio fratello Massimo e al mio cugino Anthony. Senti, io ho saputo che qui ci sono tante novità perché nel frattempo con Massimo abbiamo chiacchierato. Mi ha raccontato un po' quello che è cambiato artisticamente, che adesso c'è lui che cura un po' il vostro trio. Sì, sì. Che c'è la pagina I Patriziani, anzi andate a cliccare, seguite, lì ci sono anche i contatti telefonici per avere i ragazzi nelle vostre serate. Ma tu pensi che lui la radio non l'ha ascoltata nel frattempo che veniva? Certo. Ero collegato. Lo conosco bene. Ecco. E poi ha detto appunto questa novità, che c'è questo trietto in arrivo, il duetto, e invece Patrizio da solo, visto che non ti vediamo da un po'. Io non ti ho detto niente, lo deve dire lui. Lo deve dire lui, infatti ci sono tante cose belle, sempre ringrazio Massimo, che è quello che ci sta curando a me e al mio cugino Anthony. Bene. Ci sono tante cose belle in arrivo, bombe atomiche. Perfetto. Senti Patri, siccome sei arrivato un po' in ritardo, il tempo a disposizione è poco, perché tra un pochino facciamolo dobbiamo tenere la linea a Palermo. Esatto, facciamo un brano subito. Sì, lo facciamo scegliere al Massimo. Ecco, te a chiappa. Fai un brano.
Bravo. Scapricciatella. A proposito di scapricciatella, io ricordo che c'era una voce che diceva che ci sarebbe stato il video. Lavorazione. Lo sai perché è in lavorazione? Rispondo okay. Io perché allora, c'è tanto lavoro, certe volte non abbiamo neanche tempo, credimi. No. Io volevo solo sapere se ancora è in lavorazione. Perfetto. Io quindi saluto mia moglie Ketty. Che lunedì ci sarà la mia grande attesa. Sì. Lunedì nasce mio figlio. Ma giusto lunedì, da dove l'hai preso per fare i programmi? Ma che quello è in sala parto. Ora per dire io ora non ci pizzai che lunedì c'è, io non ci sono lunedì. Vabbè, però lunedì se non c'è lui ci siamo noi per lui. Vabbè, ti terremo compagnia e no ma sai perché? Perché lunedì lui io lo devo fare venire perché dobbiamo festeggiare qua, dobbiamo la nascita del piccolo qua. Alessandro. Ma sicuramente vengo. Dobbiamo festeggiare. Andiamo con scapricciatella. Salutiamo nostro padrino, okay. Padrino Alessandro Puglisi, che mandiamo un bacio. Certo. Andiamo con questo bacio. Scapricciatella. Vai. Andiamo. Scapricciatella mia, vattene a casa, se non vuoi incavedere. Non è potte che le nambrese, che ve lo dica è bello che una rosa, si potete da chi ogni anno scusa, lascia la gente a me, che non è cosa, tu va biondo ci troppo nesso che le nato non manziste. Ci ascolta la canzone quella che è uscita la nuova bomba. Due settimane fa. Adesso ci sarà anche il videoclip e io voglio ringraziare l'autore, il Massimo Coms, e la famiglia che manda un bacio. Ci associamo. La mia vicina Massimo, lo possiamo dire le date che ci saranno? Le date? Hanno confermato il 31 ora? dicembre. Sì. Vai! E quando
și n-am adivit. Mă fac un balcon sperando che lei si alchele, si alchele. Mă piccio la sigaretta e poi rindamirindo si affaccia lei. È provocato, è troppo bello. E quando guardo mi fa la scivolata. La mia vicina è troppo sexy. Non fa mazzica voglia voglia. Se sono a coggi la mia moglie, che penso ogni momento, ma ci do di niente a niente. La mia vicina è troppo bella. Io ci immagino se tu chiesti niente. E con suo sguardo provocante, quel fisico apprenente, che a me mi fa morire di te. Ogni sera io torno a casa e vieni da cucina. Io vedo che lei sta, che lei sta. E l'amica di mia moglie è tutto si sbaglia. Non posso farla, è provocante. È troppo bella. Io buona guarda, ma fa la scivolata. La mia vicina è troppo sexy. Non fa pazzica, voglia voglia. Se sono a coccia la mia moglie, che penso ogni momento. Ci vedi niente, niente, niente. La mia vicina è troppo bella. Io ci immagino se tu chiesti niente. E con suo sguardo provocante, quel fisico attraente, che a me mi fa da morire. È troppo bello. Io ci immagino se tu chiesti niente. E con suo sguardo provocante, quel fisico attraente, che a me mi fa da morire. Grazie, grazie. Bravo fratello. Il nuovo brano del nostro Patrizio. Sì, sì, sì. Complimenti Patrizio. Già uscito da 2 settimane, in arrivo anche il video. Sì, sì. In lavorazione, sto giusto? Sto aspettando Massimo. Un bacio a tutta la famiglia Comis, Massimo. Devo poi fare... esce il video, veniamo di pomeriggio e lo presentiamo. Presentiamo, assolutamente. Sì. Voglio fare i complimenti a Massimo Comis perché si è rivelato anche un ottimo autore. Sì, sì, un grande autore. Ho sentito il brano di Angeli, sarà... adesso quello tuo. E il prossimo sentirà Boom Boom. Boom Boom è bellissima, infatti l'abbiamo sentita prima. Boom Boom Boom. Allora... purtroppo siamo arrivati in chiusura, il tempo è volato, quindi chiuderà, già Massimo me l'ha detto, avevamo detto di presentare in anteprima il nuovo brano di Anthony e quindi lo presentiamo, facciamo chiudere ad Anthony. Fai chiudere la cosa più bella. Che ne dite? Tu questa sera hai aperto la serata e la chiudi. Esatto. Noi siamo... il nostro VIP. È bello perché state dando priorità al piccolino di tutti. Anche nelle feste. Ed è una cosa molto bella. Anche nelle feste perché ci fa fare bella figura. Stiamo parlando di 2 artisti che cantano davvero da tantissimissimo tempo, ma lo possiamo dire, i ragazzi cantano da oltre 20 anni, quindi il gesto che fate è davvero molto bello. Purtroppo questa sera non possiamo prendere altri minuti perché dobbiamo dare la linea a Palermo, perché subito dopo di noi Bella Radio si trasferisce allo studio 4 a Palermo presso la Flash Music. Anzi, salutiamo Ignazio Caracausi. Ciao Ignazio. Laura Bologna. Un bacione. Ciao, ragazzi. Ignazio. Adesso vi daremo la linea perché questa sera ci sarà il programma insieme a Cristian Vitale dalle 22 alle 23:30. Quindi continuate a rimanere collegati. Vediamo adesso se sei ancora bravo. Quando andremo in replica? Venerdì. Ah, bravo! Bravo! Bravo, bravo, andremo in replica venerdì sera, quindi rimanete lì perché per chi non se la fosse vista ci sarà la replica, se ve la siete vista va, rivedete una da voda che non va male. E poi ricordiamo che da domani la puntata la troverete anche sul canale YouTube di Bella Radio, andate nella lista Più Forte Prima, lì ci saranno tutte le puntate. Ragazzi, io voglio mandare un bacio grande a Ketty. Ketty tesoro, poi voglio conoscere il piccolo Alessandro, mi raccomando. Lo porteremo qui e lo faremo vedere a tutti. Voglio ringraziare Patrizio perché alla fine ci è riuscito e ha riuscito ad arrivare in tempo. Vi daremo comunque comunicato se si cambierà orario e tutto il resto. Grazie a tutti voi, un bacio a tutti gli ascoltatori, a tutto il popolo di Bella e a tutti quanti voi che siete sempre grandi.
Grazie. Voglio ricordare, a parte tutte le date che abbiamo, che è arrivato una... Mo' ha lavorato anche il 31 di dicembre per Capodanno. È arrivato ora. Una... Lecce, bene. Il giorno 31 Lecce. Capra, e il giorno 24 sempre... Le... Sabane. Quindi... No, è Lecce. Vigilia, vigilia. 23 dicembre è... Marsala. Marsala, sì, famiglia Bassolare, il 24 siamo a Lecce, siamo dalla famiglia Rinaldi. Sì. Quindi insomma le vigilie occupate. Basta, abbiamo basta prenotazioni. Chiudiamo, basta, chiudiamo qui. Va bene. Chiudiamo con questo, io voglio precisare solo una cosa, che delle prossime puntate in poi l'orario sarà alle 22, non più alle 21. Oh, l'abbiamo cambiato per te, Patri. Quindi dalle prossime, però lunedì prossimo che non si sa, vabbè, vi fare, ve lo faremo sapere. Vieni, vieni, alle 22 vieni. Ok, allora, noi diamo... Ecco, noi diamo appuntamento. Cosa? Mi buttano fuori dalla clinica. Se, no, sì, poi all'orario sì, devo venire per forza. Gli metto ti la guarda TV. La TV. Bravo. Bravo. Allora, noi auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata. Un bacione alla Flash Music. Stiamo arrivando da voi. No. Chiudiamo? No, l'ultima, chiudi con quella nuova. Con la sì. In anteprima, ancora non è uscita. E noi la faremo ascoltare in anteprima. Noi patriziani ringraziamo sempre anche allo zio Santo che ci sopporta detto, nei viaggi. Un nostro senzale. Ecco. E là, è là e il papà che veramente suo figlio gli dà tante soddisfazioni. Allora, il nuovo brano di Anthony, ma emoziono. Solaccio pensa. Andiamo in anteprima, salute. E Pazio. Buonanotte e buon proseguimento. Buonanotte.